Mo è tornata allora Francesca. Qua. Sì, è tornata Francesca. Allora, Francesca ti scrive. Non ho offeso nessuno, no, ma nessuno ha detto che ci ha offeso. Non ho detto che mi hai offeso. Ma completamente. Seconda cosa, informatevi che i video haul esistono. L'abbiamo detto, i videocassette sui video haul. Video haul sono video haul. Significa videocassette. E quindi esistevano semmai. Va bene. Terza cosa, in caso si scrive shopping haul per quello che intendete voi. Allora, per quello che non intendo io e intendi tu, per correttezza della lingua, quello che scrivi tu significa bottino di spesa. Quindi shopping haul, bottino di spesa. Siccome io non faccio un bottino di spesa, ma faccio vedere quello che ho comprato, quindi fare la spesa, è giusto come lo scrivo io. Quindi haul shopping. Haul shopping. Tranne che mi viene un dubbio. Perché io sono molto ironico. Non è che volevi scrivere per caso. Video 8. Perché un duo, video 8. No. No, quelli giuro non li faccio. Ma non li faccio in pubblico. Perché sono agganciato con una casa cinematografica. E quelli li faccio in privato. La casa cinematografica Hard. Quindi non so se vuoi scrivere video 8. Quella sei completamente fuori strada. Ma è rimasta presa. Ragazzi, bisogna un attimino. Veramente, o non rispondere quando uno è colpito e affondato, o altrimenti un pochettino di umiltà e dire sì, probabilmente come dici tu, io sapevo così, però adesso so anche quest'altra cosa. Un bacione, Francesca. Continua a scrivere che quindi, faccio aspetta, sempre le risposte. Riassumo io, cara Francesca, i video haul esistono? Sì, esistevano i videocassetti, esistevano. Detto. Come l'hai scritto tu, shopping haul significa bottino di spesa, ma siccome noi dobbiamo far vedere il nostro fare spesa e fare la spesa, si scrive haul shopping, quindi al contrario di come lo scrivi tu. Guarda, l'inglese non è come lo spagnolo. Non è interpretabile, allora, è proprio letterario. Allora, l'italiano, lo spagnolo sono lingue neolatine, sono molto più facili, anche se la grammatica è insomma, forte. Infatti, mo. Ma l'inglese ha delle desinenze, ha delle, dei vocaboli che se non precisi. Sono accoppiati giusti significano tutt'altra cosa. Quindi non andiamo così. Quindi, è come scrivere di un occhio. Basta, che è dogs, finito. Capito? Cara Francesco, cucchi di che è tanto. Buonanotte. Bacio. Bella.